Eccoci al Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui dal Peraga Garden Center di Mercenasco stiamo girando una bella playlist tutta dedicata alle piante d'interno. È arrivato il momento di presentarvi questo che è il Ficus Pumila. Lo facciamo insieme alla nostra esperta Francesca Vernile. Francesca, siamo sul calar della sera, ma c'è tempo ancora per un ultimo video dove presentiamo il Ficus Pumila. Eccolo qui. Qua abbiamo la varietà variegata, è un'altra specie di ficus, insieme al Ficus Benjamin, l'irata, elastica, ce ne sono tanti di ficus, senza dimenticare il nostro fico, quello di cui mangiamo i dolci frutti. Questa è una pianta originaria di Cina e Giappone e voi la vedete così, ma in realtà lei da grande non sarà più così. Questa senso? È la sua forma giovanile, è una pianta con il dimorfismo dei rami, ovvero quando nasce presenta queste piccole foglioline che gli servono sostanzialmente per appiccicarsi proprio sui tronchi degli alberi, quindi lei si arrampica e, perché è una pianta appunto aerea, quindi vive sugli altri alberi. Noi la utilizziamo molto spesso proprio per coprire dei muri perché gli aderisce e quindi è anche molto bello l'effetto di questa piantina così con queste foglioline molto piccole. A volte la utilizziamo come ricadente, però appunto il suo comportamento naturale sarebbe quello di arrampicarsi. Però quando arriva, ad esempio, molto spesso, se voi vedete sui muri, fino alla fine del muro è così, con queste foglioline belle appiccicate al muro. Quando arriva alla fine del muro cambia completamente la forma della foglia. La foglia diventa una bestiolina anche di queste dimensioni, coriacea, quindi molto dura, lucida e a volte, soprattutto in regioni a clima temperato, anche in Italia, fa proprio dei frutti, cioè dei veri e propri fichi. Cioè, come se fosse un'altra pianta. Esatto, fa la stessa cosa che fa la monstera, cioè nasce in un modo e poi si trasforma e questo lo fa proprio perché appunto deve in qualche modo arrivarci alla volta della foresta e quindi non ci potrebbe arrivare nella sua forma finale e quindi assume questa forma che invece le consente appunto di aderire ai tronchi degli alberi per arrivare poi ad avere la luce necessaria e quindi riuscire a crescere. Quindi vuole una buona luminosità. Essendo appunto una pianta epifita, dobbiamo garantirgli un terreno molto ben drenato perché teme ristagno idrico. La possiamo tenere anche in casa, in un vaso, addirittura in un terrario, però chiaramente fin quando è giovane, perché poi tende appunto a crescere. Possiamo anche mantenerla sempre giovane, un eterno Peter Pan. La continuiamo a potare e lei non arriverà mai ad avere la sua condizione per potersi trasformare. Benissimo, grazie Francesca per questo bel racconto, chiamiamolo così, che ci ha fornito. Vi chiediamo a questo punto di mettere un bel pollice all'insù, come sempre, e di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!